temi dell'umano. La narrazione della bioetica, a cura di Stefano Degli Abbati. Un saluto da Natalia Minelli in studio. Il 5 maggio scorso si è svolto a Como il 15° convegno educativo canossiano dal titolo «Insegnano di più i libri o l'esperienza?», dove il professor Sandro Formica, docente alla Florida International University di Miami, ha svolto un intervento dal titolo «Autoconsapevolezza e progetto di vita». Il professor Formica è oggi ospite dei nostri microfoni. Se noi riflettiamo su un progetto pedagogico e andiamo a vedere effettivamente quali sono le discipline e le materie trattate, noteremo immediatamente che le discipline e le materie hanno a che fare con elementi e fenomeni che sono al di fuori di noi. Invece il discorso di autoconsapevolezza praticamente rappresenta un percorso interiore. Quello che noto in maniera straordinaria è che abbiamo concentrato tutte le nostre forze dal punto di vista dell'educazione su aspetti esterni, cercando di formare i ragazzi in maniera forte a livello interiore. Purtroppo continuiamo a fallire perché c'è un discorso di base molto molto semplice: dovremmo riservare dell'attenzione almeno ugualmente agli aspetti interiori rispetto a quelli esteriori. Il problema forse è che la scuola ha perso di vista quello che è il vero senso dell'educare, no? Si è ridotta un po' a nozionismo, mi sembra. Non solo quello, che poi tra l'altro è un discorso abbastanza pericoloso, perché se c'è semplicemente un trasferimento di informazioni da docente a discente, allora a questo punto della scuola tradizionale, quella di cui stiamo parlando, non ce n'è più bisogno, nel senso che internet comunque riesce a trasferire in maniera più efficace rispetto ai metodi tradizionali l'informazione da un soggetto a un altro. Il discorso è che in realtà invece dobbiamo creare delle esperienze a scuola. Ecco, ancora di più che il discorso dell'autoconsapevolezza è puramente esperienziale, non c'è un minimo trasferimento di informazioni per spiegare i concetti che poi i ragazzi andranno a vivere esperienzialmente, ma poi in realtà è tutta esperienzialità. Quindi la scuola sta fallendo da quel punto di vista. Ora io vivo da 25 anni negli Stati Uniti e qui il fallimento è ancora più evidente, perché le scuole vengono finanziate sulla base della performance dei ragazzi nei test standardizzati, per cui le scuole stanno praticamente, invece di approfondire delle tematiche importanti di vita, stanno preparando i ragazzi quasi esclusivamente ad affrontare questi test standardizzati. Partiamo dalla fine. Se andate a vedere le pubblicazioni di Harvard, soprattutto Harvard Business Review, quindi le pubblicazioni dell'università più importante degli Stati Uniti e nel mondo, verificheremo che la maggior parte di queste pubblicazioni hanno a che fare con l'autoconsapevolezza. Ci viene detto ora che praticamente per poter aver successo nella vita è necessario avere autoconsapevolezza. La cosa interessante è che non ce la insegna nessuno. Ma come? Noi facciamo un percorso lungo 13 anni di studi e poi ci viene detto che in realtà quello che abbiamo studiato, che è tutto al di fuori di noi, non è così rilevante come invece un percorso di autoconsapevolezza. Io parto dai bisogni, per cui il primo passo per l'autoconsapevolezza è proprio quello di capire quali sono i bisogni che vengono soddisfatti con un dato comportamento. Questo è un aspetto fondamentale, per esempio, per trattare il bullismo, perché se noi capiamo quali sono i bisogni che vengono soddisfatti dai ragazzi che praticano bullismo, invece di dirgli di smettere, che probabilmente non funziona, potremmo capire innanzitutto quali sono questi bisogni che vengono soddisfatti e poi proporre di soddisfarli in un altro modo.